Finalmente è finito il programma del Tenerone, va bene. Dunque, sveglia la sveglia del fangoso. fangoso. Allora, praticamente oggi volevo parlare di un argomento. Oh, aspetta, vediamo se lo ritrovo. Eccomi, Gianni De Magistris, no? Giusto? Da non confondere con il Sindaco di Napoli. sindaco di Napoli, De Magistris, non c'entrano proprio nulla. Non c'entra proprio nulla, va bene? E uno è di Firenze, l'altro è di Napoli. Ora, De Magistris è stato un grande atleta, no? È stato un grande atleta e ha vinto ben due campionati con la Florenzia di pallanuoto, nei campionati italiani di Da pallanuoto. giocatore, sì. Poi addirittura ha sfiorato l'oro all'Olimpiade, campione del mondo con appunto l'Italia. E poi spetta altri titoli. E poi ho visto da allenatore della Fiorentina, mi pare della squadra femminile, se non Donne, erro, sì. la Fiorentina donne, Women. no? Si chiama Fiorentina Sì. la squadra femminile, a differenza della maschile si chiama Florenzia, Florenzia. no? Questa ha vinto campionato italiano, Coppa Italia e Supercoppa. No, Coppa Campioni Coppa e Campione, scusa. Supercoppa Europea. Ah, scusa, ecco, infatti non mi ricordavo mai. Cioè, questa è una cosa, quindi da allenatore quasi meglio che da giocatore addirittura, capito? Cavolo, Praticamente uno così, come dire, dovrebbe essere considerato sempre al massimo livello, no? Ecco. E infatti, diciamo, nel suo piccolo il comune di Firenze gli aveva dato questa onorificenza che sì. si chiama Fiorino d'Oro, no? Fiorino d'Oro. Bene. Allora, che è successo però? È successo che purtroppo la moglie di De Magistris si è ammalata. Si è ammalata, non dice il. Nell'articolo qui di Firenze Today, che è Tipo un di sito malattia non lo internet, no, dice. non lo cita, va bene? Non lo cita. Non lo cita. Ma si è ammalata e quindi purtroppo se n'è andata proprio il giorno di San L'ultimo Silvestro, no? Il vabbè. 31 dicembre dell'anno passato, 2019. Allora, praticamente dice l'ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris: al funerale di mia moglie nessuna istituzione presente. Eccolo qui l'articolo, vediamo se si riesce a mettere. Nessuna istituzione presente. Va bene, mancanza di rispetto. Ecco, ai funerali della sua Marcella, morta lo scorso 31 dicembre, stroncata da una malattia, non c'era il sindaco Dario Nardella nella sua vice Cristina Giachi, così come annunciato a gennaio l'ex campione pallanuoto Gianni De Magistris ha restituito oggi Fiorino d'Oro, oggi cioè 10 febbraio, quindi due Biennale. giorni fa. Ma massima onorificenza è la città ricevuta nel 2018, no? Quindi questo non ci ha pensato nemmeno un secondo, no? Uno dei più grandi campioni di pallanuoto, vabbè, e qui dice parla di tutti. Lo sai quando l'ha restituito? L'ha restituito nel Salone del 200 durante l'ora del Consiglio Comunale dedicata al question time, ecco, dall'altro dall'interrogazione sarebbe, no? Cioè, l'ora dell'interrogazione. Rimettendo il riconoscimento nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, va bene? Imbarazzo. Oh, aspetta, imbarazzo in aula palpabile per il fuori programma, silenzio assoluto, stretta di mano prima del congedo. Poi ai giornalisti,
De Magistris ha spiegato: lo avevo detto, sono un uomo di parole, un fiorentino, e qui l'aveva già preannunciato. Questo non ci aveva manco creduto. Lui invece, senza tanti, come dire, convenevoli, sono un uomo di parola e un fiorentino vero che quando dice una cosa la fa. Questo non è un gesto politico, perché lui ha tenuto a precisare perché si era candidato nel 2015 con Fratelli d'Italia, no? L'ho fatto solo per rispetto alla mia persona, ma soprattutto a quella di mia moglie. Il giorno del funerale, dopo 50 anni in cui sono sempre stato a disposizione di questa città, per la quale ho fatto il testimonial e sono andato da tutte le parti senza mai chiedere una lira, sottolineo, senza mai chiedere una lira, le istituzioni mi hanno mancato di rispetto. Non c'era il sindaco né la vice. Da questa amministrazione non mi sento di ricevere il fiorino, le parole dell'ex Pallanutini. Ecco, un bello schiaffo faccia a Nardella e alla vice di Nardella, che non mi ricordo manco come si chiama, aspetta, Giachi, ecco, va bene. Ecco, anche perché nel giorno, anche perché, ha proseguito De Magistris, nel giorno più brutto della mia vita mi sarei aspettato la presenza di qualche esponente delle istituzioni e non telegrammi postumi, non hanno nessun valore. Capito? Cioè, nel senso, guarda, il giorno più duro io mi sento a pezzi, va bene, con il morale sotto tacchi, e quindi perché si va a funerali? Non tanto per chi è defunto, ma per quelli sono rimasti in vita, no? Quelli che sono addolorati e sconvolti dal lutto, allora dai, facciamogli coraggio, andiamo tutti all'estremo saluto. Per questo motivo si va. Ecco, invece noi abbiamo un sindaco, non solo si dimentica di riparare le buche, no, ma addirittura ne fa altre di buche, perché questa è un'altra buca colossale, no? Dopo le buche, le voragini, ora anche questo. Vabbè. Mia moglie non era la signora De Magistris, ma Marcella, che tutti conoscevano, quindi in questo tutti c'è anche Nardella e la vice di Nardella. Ecco, allora, io che ti posso dire? Poi sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale, Luca Milani, eccetera, eccetera. Dice, c'è bisogno di recuperare il rapporto con l'uomo, la persona, con Gianni, questa è la cosa più. Quindi, vabbè, c'è bisogno di recuperare il rapporto, ora però mi sembra, come dire, si è arrivati fuori Ormai tempo massimo, cioè. rapporto Eh sì, spettacolare. punto, vabbè, Sì. del resto scusa, ma voglio dire, ecco, l'osservazione si faceva un minuto fa, no? Ma questi, se non hanno rispetto neanche come un mostro sacro, perché questo è un personaggio, come dire, non uno qualsiasi, cioè questo è uno fra i grandi nomi storici della città di Firenze, no? Perché ovviamente ci sono quelli che si sono conquistati la gloria per Nell'Antonioni l'arte, della Pallanuoto, Dante, esatto, la letteratura, la musica, poi arte, la pittura, pittura, eccetera, la scultura e così via. canzoni. Cioè, questa città è ricca di nomi. Ora, lui è uno di tanti nomi, perché ovviamente è un artista, cioè nel suo campo, no? Quindi, come dicevi bene, l'Antonioni e la Pallanuoto, no? Ecco, allora, ma se questi un anno, come dire, mancano di rispetto, come dice De Magistris, pure a gente come me, Figurati, figurati a quelli come noi, comune mortalini, e tu lo vedi dalle bue per le strade, no? Ma cioè, le bue per le strade, che significa? Manco Pugazzo a me me ne frega di te, capito? Ecco, detta, visto si torna a Napoli se ne iniziava De Magistris di Napoli, manco Pugazzo, a me ne porto cazzo di te e di quello che tu sei, capito? E questa è proprio la dimostrazione lampante di quello che fanno. Menefreghismo Certo, invece a si torna Mussolini. il video, si va a Oliviero Toscani. Scusami, Oliviero Toscani, viene fuori una frase così, non è per nulla, non stupisce per niente, capito? Non stupisce per niente, perché mentre Mazzucco, non
il suo Mazzucco è quel famoso documentarista, no, che nel film sulla Luna. Ma Mazzucco lo dice bene, il personaggio è questo. I personaggi sono così, loro sono così, non gliene frega un cacchio della gente comune, no? Ma infatti quando Toscani dice una frase come quella, dice, tanto è che vuoi sia un ponte, no? Cosa gli interessa alla gente di un ponte? Non gliene frega, cioè in realtà cosa mi interessa a me del ponte? Non gliene frega nulla, capito? E così non gliene frega nulla se si apre le voragini in piena città, vicino ai ponte vecchi, non gliene frega nulla. Se la città è piena di buche, non gliene frega nulla. Se i servizi pubblici non funzionano, non gliene frega nulla e così via. Se si va avanti 20 anni e la faccenda stadio senza risolvere, non gliene frega nulla. Se l'aeroporto non ci deve stare lì, però ce lo fanno stare, non gliene frega nulla. E così via, si potrebbe seguitare. Cioè, sono sempre loro, no, non gliene frega Bagni nulla. comunali chiusi da 4 anni. Ma Quali? Bagni comunali. Ecco, noi ha fatto. dei bagni comunali che servono un po' a tutti, no? Nemmeno Bagni pubblici vuol dire. Manco, da quanto uno. tempo sono? Da 4 anni sono chiusi. Capito? Vai, lascia stare come E Firenze. quindi ho detto, Un manco, milione di non gliene turisti. frega manco di andare al funerale per una per consolare un noto personaggio come Gianni De Magistris, non gliene frega manco dirlo. E che poi gli freghi tutto il resto, scusa, è evidente, no? Va bene. Allora, per il momento è tutto, se non c'hai altro da aggiungere. Ora C'è anche cosa che è sfuggito, no? no, Tutti i disservizi di cui si sono resi. In compenso, però, forse le tasse più alte, tra le più alte d'Italia, va bene? Ecco, tra le tasse più alte d'Italia e non c'è è un servizio, c'è servizio. cioè. Favoloso, continuiamo così, eh. Dai, che non ci si fa mancare nulla. Dai, dai. A presto su questi schermi. Ciao, ciao. Ciao.